Belle donne, buongiorno. Oggi entriamo nel vivo dei look autunnali. Quindi vi mostro un po' del mio shopping e vi parlo di una delle tendenze del momento, e cioè i colori vivaci. Ne ho scelto uno per voi particolarmente interessante e anche un po' difficile, l'arancione. Prima di cominciare, come sempre, grazie a tutte voi per essere qui. Like di supporto, se siete nuove fatevi un giro per i video e appunto mettete un like a quelli che vi piaceranno di più. Se non siete ancora iscritte, perché no? Fatelo adesso, qui sotto c'è il tasto rosso, basta cliccarci sopra. Se poi volete darmi anche un ulteriore supporto, fate conoscere questo canale alle vostre amiche. Come sapete, e chi mi segue già da un po' di tempo lo sa molto bene, io ogni inizio stagione vado un po' in fibrillazione, quindi comincio a girare per i negozi, a prendere, a provare, a cercare di capire. Poi comincio anche a girare online sui vari siti per vedere appunto che cosa c'è, quali sono le proposte, quali sono le tendenze, cosa mi piace, cosa no, cosa trovo portabile e cosa no, e soprattutto cosa trovo portabile, indossabile, gestibile. Anche per chi non ha più 25 anni, ma ne ha il doppio o anche più del doppio, come la sottoscritta qui presente. Per cui sto cominciando a portare a casa i primi risultati di queste mie ricerche e oggi volevo parlarvi appunto di questi colori shock che imperversano in tutte le vetrine. Ovunque voi andiate, perlomeno a Bologna, ma anche nei siti che visito regolarmente online, vedete colori che ricordano proprio quel movimento pittorico di inizio Novecento che si chiamava il fovismo, quindi fauve vuol dire belva, quindi qualcosa di molto puro, di molto selvaggio. Infatti, i pittori fovisti utilizzavano i colori presi direttamente dal tubetto, quindi il giallo, il rosso, il verde brillante, l'arancione. Avevano proprio come scopo l'utilizzo senza creare dei mix, quindi senza tonalità intermedie. Adesso sembra un po' di essere in un quadro fovista, perché abbiamo il giallo limone, l'arancione potente, il verde brillante, il blu cina, il fucsia sparatissimo. Spesso sono combinati in color block, quindi la maglia arancione col pantalone viola, eccetera. E non mi esprimo, so già che per molte è un qualcosa di non gestibile, non se la sentono, non c'è il contesto, non c'è l'occhio, non c'è l'abitudine, è difficile e io lo capisco bene, ma abbiamo anche proprio le fantasie così con tutti questi colori mixati. Insomma, non è facile, soprattutto se siete abituate a dei look un po' più tranquilli, un po' più neutri, un po' più sofisticati, eleganti e meno così, diciamo, allegri. Per cui come fare? Non siamo ovviamente obbligate a replicare tutto quello che vediamo nelle vetrine e nei siti. Dobbiamo crearci uno stile personale, ma magari ci fa anche piacere, inserire qualche piccolo tocco di colore vivace qua e là, proprio perché abbiamo un'ampia scelta intorno e quindi non è tanto per seguire per forza le tendenze, sinceramente a nessuna di noi interessa proprio al 100% seguire le tendenze. Però intorno abbiamo tante possibilità di scelta e quindi perché non approfittare? Proviamo a inserire qualcosa anche perché in giro si trova solo quello e quindi insomma bisogna fare anche di necessità virtù. Come vi dicevo prima, io non amo il color block, quello strong, quello potente, cioè appunto il pantalone viola, la maglia giallo limone e il cappotto verde bandiera. Non ce la posso fare, non è per me. Magari mi starebbe anche bene, magari un giorno di tutta la stagione potrei aver voglia di uscire in questo modo, ma sarebbero secondo me degli spot, quindi non è in generale il mio stile. Però i colori mi piacciono e mi piace l'idea di poter utilizzare dei colori che solitamente vengono catalogati come esti, come oh, ciapà, buongiorno. Mi piace l'idea di utilizzare dei colori che solitamente vengono catalogati come estivi anche in inverno. Oggi proprio funziona male. Ok, allora arancione. Questa volta ho scelto l'arancione. Ce ne sono mille altri, magari nei prossimi video vediamo che cosa riesco a inserire per voi. Ho scelto l'arancione perché lo trovo un colore pieno di energia, lo trovo molto potente, mi ricorda le arance, le vitamine. Adesso entriamo in zona Halloween, quindi mi ricorda il colore delle zucche. È un colore che mi piace in questo periodo, lo trovo ben inserito nel contesto.
Per quanto mi riguarda, io trovo che l'arancione in inverno sia bellissimo, ma che vada abbinato necessariamente a colori neutri. Quindi io ho scelto di creare degli abbinamenti di arancio con i colori neutri e per farlo ho fatto un po' di shopping e mi sono portata a casa sia qualcosa di arancione sia qualcosa di neutro. Quindi comincio a farvi vedere il mio shopping e poi vi racconto come ho creato gli abbinamenti. Il primo capo che vi mostro è questo pull. È un pull in filato misto, viscosa elastomero, ma la prevalenza è viscosa. È una viscosa calda, quindi si può portare anche in pieno inverno. Il modello è molto bello, molto femminile, ha le maniche a palloncino con dei bei polsini lunghi. Questo è molto comodo nel momento in cui noi abbiamo magari un qualche cappotto con la manica a tre quarti perché è freddo e quindi è bene che questa parte del polso sia protetta in qualche modo. Ha il collo a lupetto, non altissimo, un'altezza giusta che non dà fastidio. Io ve lo dico perché ho dei problemi con i colli alti, non riesco a tollerarli, ma questa altezza e in questo materiale così morbido non mi danno alcun fastidio. Sul davanti c'è un'apertura a goccia, non troppo profonda, non si vede il reggiseno, non dà nessun tipo di problema. Ed è bello, bello morbido, bello caldo. È abbastanza lungo, il fascione in vita è piuttosto alto e aderente perché la parte appunto del fascione è cannettata ed è bella elasticizzata. Quindi scalda, quindi non è di quei pull molto molto corti che adesso vanno tanto, ma che io sinceramente fatico un po' a gestire con la stagione fredda, e poi si può portare ovviamente non solo fuori da pantaloni o gonne, ma anche all'interno. E questo appunto è lui indossato all'interno dei pantaloni, che sono il mio secondo acquisto che volevo mostrarvi perché semplicemente li adoro. Credo che sia l'acquisto migliore della stagione nuova autunno-inverno che io abbia fatto fino ad ora. Sono dei pantaloni palazzo di Vicolo, li ho acquistati sul loro sito. Non avevo mai acquistato dei pantaloni di Vicolo e quindi ero un po' così, insomma, incrociavo le dita, cioè, speriamo che vada tutto bene, che mi stiano bene. Li trovo perfetti, la taglia è una S, è esattamente la mia taglia, sono confortevolissimi e appunto la cosa che mi ha conquistata è questo tessuto con la stampa Principe di Galles arancio e nero. Ma adesso arriva la parte divertente, e cioè il mix and match all'interno del nostro armadio. Io non ho comprato questi due capi per abbinarli insieme, cioè con quello specifico obiettivo, ma li ho comprati proprio per andarli a inserire all'interno del mio armadio, per abbinarli ai capi che ho già. Per cui, se non avete visto ancora il mio video su come creare il vostro capsule wardrobe, ve lo metto qui sopra nelle schede, perché in quel video vi spiego come gestire il cambio armadio, selezionare e andare a creare il vostro guardaroba capsula in cui avete tutti i vostri capi ben abbinati tra loro, ben scelti tra quelli che vi stanno meglio e dopo da lì andate a creare i vostri look giornalieri a seconda appunto delle occasioni d'uso. Quindi per abbinare questo pull in color beige neutro con un bel arancione, ho recuperato un paio di pantaloni arancioni che avevo già nell'armadio. Sono dei pantaloni di una collezione autunno di Anjou Rayer di qualche anno fa. Sono dei pantaloni larghi, cropped, però in un tessuto dal peso intermedio che va benissimo in questa stagione e ho creato il look che vi mostro adesso. Che dire, a me questo abbinamento del pantalone arancione con la maglia beige piace tantissimo. Ve lo mostrerei meglio se non ci fosse questa signora che pretende che le apra la porta, ma io ne approfitto per farle fare un saluto. Margot, saluta le dade! Per completare il look, tronchetti bicolor Emanuela Passeri, un bel cappotto pepesale di Danny Rose, sciarpa e borsa nera. È un intappo in cui mi sento davvero molto a mio agio, lo trovo comodissimo e lo utilizzo quotidianamente, sia per l'ufficio che per il tempo libero. Per abbinare il pantalone Principe di Galles arancio e nero, ho scelto di vincere facile e quindi un total black per tutto il resto.
Ho trovato nel mio cassetto questo pull che quasi non mi ricordavo di avere, che mi piace tantissimo. Lo scollo è a barca, è una maglieria a coste, leggermente glitterata. Il modello è boxy, ma non oversize. È più lunga nella parte posteriore e ci sono degli spacchetti laterali che la rendono particolarmente adatta ad essere abbinata ai pantaloni. In questa clip vedete abbinati dei texani neri piuttosto grintosi e invece nella prossima clip con il cappotto ho ripreso gli stivaletti bicolor di prima. Quindi cappotto lungo nero, taglio maschile semplice pulito di Anjurayer di qualche anno fa. Stessa sciarpa e stessa borsa di prima, anche perché io non amo fare spesso il cambio borsa, poi mi dimentico le cose, non le trovo più e vado nel panico. Come vedete da questa clip, il pantalone arancio e nero è il protagonista assoluto di questo intappo, è il primo capo su cui si va a posare lo sguardo. Il resto rimane un po' in secondo piano proprio perché è tutto nero e questo credo che sia il modo più semplice, più facile e più facilmente realizzabile per poter abbinare un capo in colore così vivace, brillante, nei colori shock che vanno di moda adesso. Per cui, belle donne, dove andare con questi intappi qua? La risposta è semplice, dappertutto. Per cui tranquille, questi sono intappi che non vi creano problemi, a livello di portabilità, sono portabilissimi e anche facilmente reperibili. Allora, belle donne, io spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto spero che vi abbia dato quel twist di ispirazione, che vi abbia acceso quella lampadina che poi illuminerà meglio anche il vostro armadio durante il cambio armadio o prima o dopo, non importa. Se è stato così, comunque fatemelo sapere, come sempre, con i vostri like e con i vostri commenti qua sotto. Io vi ringrazio per essere state con me, soprattutto per aver avuto la pazienza di vedere il video fino alla fine. Se non vi siete ancora iscritte, potete farlo anche adesso, è sufficiente cliccare su questa foto. Se invece volete dare un'occhiata alla mia playlist dove ci sono tutti i video con le guide shopping, potete farlo cliccando sulla foto in alto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video e nel frattempo un bacione!